pronti dunque, si parte per questo inizio gara del campionato di eccellenza. Partiti Iervasi, all'indietro Lombardo, l'apertura in avanti, la respinta della difesa ospite, poi ancora Locri con il colpo di testa, contropiede, attenzione all'Aurora Reggio, pericolosamente sul lato sinistro, parte un tiro, tutto facile per Galluzzo, è completamente solo dall'altra parte dei compagni di squadra, parte un lancio verso il centro, la Ganà poi perde il pallone in maniera anche ingenua, non ha saputo approfittare l'attacco locrese, c'era Conversi, c'è anche Coluccio che è andato a dare supporto, parte il cross sotto misura, tiro, la respinta e poi il tap-in che non riesce, occasionissima Lombardo, parte il cross, la testa e la risposta immediata di Laganà è stato Ruggero, parte l'angolo, intanto Coluccio non la vede di testa e poi sotto misura, il altro occasionissima locrese, il pallone buono, siamo a sinistra, prova ad andare all'uno contro uno, poi si accentra, viene contrato senza fallo, esce dalla fase difensiva il Locri, altro atterramento, non fischia il direttore di gara, insiste però l'Aurora Reggio, parte un cross sotto misura, attenzione al fallo sul portiere, nettamente sull'uomo, attenzione, attenzione alla mischia paurosa, non bisogna rovinare una partita così, attenzione, non bisogna rovinare una partita in questo modo, ceduto poi pallone a Conversi, può battere di sinistro Conversi, Conversi tiene palla, poi è completamente libero Bruzzese, Bruzzese in aria, parte il tiro, la risposta dell'estremo difensore, ancora Bruzzese, Locri che insiste, uno contro uno di Bruzzese, che il pallone ha, poi per Coluccio, dentro l'area di rigore, si lotta, esce ancora l'Aurora Reggio, Lombardo pronto, parte il tiro verso il portiere, la sorta di imboccata pallone che rimane lì, ancora Conversi e la battuta sotto misura, gol, è arrivato il gol, Coluccio, Coluccio al 38esimo, Coluccio la sblocca, no non è Coluccio, andiamo a vedere chi è, Conversi, ha segnato Conversi, fischietto in bocca, fischia il direttore di gara, 1-0 Locri per questo primo tempo, parte la ripresa dunque, Locri già in possesso, Iervasi, quindi rimessa già effettuata, Locri che prova ad entrare, parte un cross, Iervasi non ci arriva, sotto misura poi, ecco Lombardo, parte il cross di testa e non ci arriva, pallone che non entra, è stato Coluccio a impattare, Conversi match winner per il momento, va via a sinistra, attenzione ci sono tre locresi in area di rigore, Conversi perde il momento giusto e poi apre dall'altra parte in maniera anche elegante per il compagno di squadra che è arrivato a sostegno, prova ad entrare in area di rigore, doppio triple che potrebbe impattare col destro, poi la passa Conversi forse col braccio, però c'è il raddoppio, raddoppio di Conversi, il gol è buono, raddoppio del Locri, gara chiusa, Carbone, Libri scambiano i due, si trovano a memoria, ancora Ruggero in aria, c'è dietro Castellano, Ruggero aggira l'avversario, poi il passaggio, attenzione sotto misura, il tiro, il gol, terzo gol Bruzzese, Bruzzese ha fatto 3, Castellano, poi è stato Carbone, finisce qui, è finita 3-0, risultato che non è mai stato in discussione, Saro. Beh, una gara a senso unico, non c'è che dire, già del primo tempo potevate chiuderla. Sì, è stata interpretata bene dai ragazzi, sapevamo comunque che oggi non potevamo sbagliarla a livello di interpretazione della partita, i ragazzi sono scesi con grande determinazione, ci abbiamo messo un po' di più a chiuderla, però onestamente è stata una vittoria strameritata. Senta, operazione sorpasso, dicevamo noi, anche perché pubblico lo chiedeva a gran voce.
Sì, vabbè, noi dobbiamo stare, come ho detto prima, calmi, non abbiamo fatto niente, stiamo costruendo un qualcosa di importante, dobbiamo continuare con questa mentalità. Oggi, come ho detto prima, era importante, visto il risultato della partita di ieri, dell'anticipo del Siderno, però noi, come ho detto prima, dobbiamo guardarci noi e cercare di affrontare adesso tutte le partite, come ho detto prima, come se fossero una finale. Quindi abbiamo la possibilità di arrivare già domenica, affrontare una squadra sabato, una squadra importante, con una situazione di classifica diversa, però sappiamo che non è facile, questo è un campionato difficile, non è un campionato facile, ma noi daremo il massimo per poter mantenere adesso la testa della classifica più a lungo possibile. Ha tenuto a buon venire a riposo dopo la Coppa Italia? Sì, io come ho detto prima ho la possibilità comunque di gestire delle situazioni, oggi ho tenuto fermo qualcuno. Domenica cercherò di tenere fermo a giro pure qualcun altro. Comunque chi subentra, quelli che stanno fuori, c'ho giocatori importanti, c'è una rosa importante. Nella gestione del gruppo dobbiamo cercare di guardare pure il minuto raggio e riuscire a far rifiatare qualcuno per tenerle sempre fresche e dare la possibilità pure a qualcun altro di potersi mettere in evidenza. Senti, prospettive per il proseguo del campionato, noi abbiamo visto una squadra in salute, in crescita, sia anche con, sia difesa con ordine quando si doveva difendere, ma ha saputo anche offendere molto bene oggi. Sì, siamo, come ho detto prima, noi avevamo bisogno di risultati, questa è una squadra, come ho detto prima, da quest'estate che è nata totalmente nuova, pochi sono, solo due sono dell'anno scorso, però c'era da lavorare e da fare il risultato, perché poi con i risultati tutto ci esce più facile, è normale, lavori con più tranquillità e tutte le giocate ti escono con più facile. Poi con i giocatori di qualità che ho, onestamente le situazioni sono come ho detto prima, le giocate vanno fatte con molta tranquillità quando hai una posizione di classifica tranquilla. Adesso dobbiamo cercare di non mollare con la testa, di stare sempre concentrati, che non abbiamo fatto niente, perché adesso le situazioni stanno andando bene, però dobbiamo mantenerla bene come a livello di interpretazione delle partite, nell'andarle a preparare bene durante la settimana e non mollare mai mentalmente, perché non abbiamo fatto ancora niente.